Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Sicuramente c'è molto rammarico per una partita che comunque abbiamo approcciato proprio come volevamo. Siamo stati nella partita cercando di seguire un po' le idee con cui volevamo attaccare Trento, limitare il loro gioco in campo aperto. Abbiamo abbassato i ritmi, siamo andati vicino al canestro, siamo stati molto bravi a non concedere le tante situazioni di post-up che Trento ha, soprattutto con i suoi esterni, e per 32-33 minuti siamo sempre stati avanti, probabilmente senza mai avere la forza di dare la spallata decisiva alla partita. E poi nel finale, minuto dopo minuto, ci siamo disuniti, ed è chiaro, cerco di essere molto breve perché c'è poco da dire. Stiamo avendo poco da molti giocatori e questo chiaramente non ci aiuta, quindi che questa squadra sia cresciuta in quest'ultimo periodo è evidente. È chiaro che adesso c'è bisogno che dal punto di vista individuale qualche giocatore inizi a contribuire, perché altrimenti così diventa dura, perché arriva un momento della gara in cui c'è bisogno di tutti e non possiamo pensare di a questo livello di contare solo su pochi giocatori. Qualche domanda per il coach? Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.